è il gioco più natalizio che ci sia. Alzi la mano chi a Natale non fa almeno un giro di tombola in famiglia o in compagnia di amici. La tombola è nata a Napoli nel XVIII secolo, al tempo dei Borboni, come alternativa casalinga al gioco del lotto, ma ben presto la sua diffusione è divenuta nazionale. A Napoli, patria del gioco, ne esiste una versione particolare, detta smorfia, che abbina i numeri a situazioni o personaggi dal significato spesso ironico. Da questo Natale, però, i napoletani non sono più i soli ad avere la tombola satirica. Anche Fano ne possiede una, con personaggi e citazioni dialettali che più fanesi non si può. Allora, Nicola, quest'idea di questa tombola così caratterizzante alla città di Fano, come ti è venuta? Allora, ho trovato un modo per far conoscere a mia figlia e ai bambini della sua età il dialetto fanese, di cui si è perso un po' l'uso in famiglia. E allora ho pensato alla tombola, che è un gioco che piace molto ai bambini, un gioco semplice. Cosa ci hai messo dentro? Un po' tutto a Fano? Sì, abbiamo le cose della campagna, le cose del mare, del porto, della città. E ci sono anche molti aggettivi che proprio sono caratteristici di Fano. C'è un po', c'è tutto a Fano, diciamo, ecco. È stata una grande idea questa, è stata una grande idea a cui mi sono affiancato immediatamente, appena mi hanno chiamato i due amici. Parlare di dialetto, creare una tombola fanese è stata un'idea per me che è stata grande, è stata grande. A che cosa ti sei ispirato? Qual è stato il filo, diciamo, artistico che hai seguito? L'ispirazione è una sola, l'amore per la città e per Fano e appunto per sviluppare questa idea, che è quella di salvaguardare il dialetto fanese, che pensiamo che debba essere valorizzato soprattutto per i bambini. Quindi anche le illustrazioni sono per un pubblico giovane, ma anche per un pubblico più grande, come poi potrete vedere nei ritratti che ci sono nel retro delle cartelle. Ci sono proprio i ritratti dei personaggi fanesi che richiamano appunto la storia della nostra città. Vi aspettiamo tutti domenica 10 dalle 4 in poi, genitori, bambini, nonni, cugini, tutti qua, perché abbiamo l'onore di avere al negozio gli autori che vi presenteranno la tombola, vi faranno gli autografi e tanto divertimento. Da Foligni Giochi, Da Foligni Giochi, certo, da Foligni Giochi.